Amici rossoneri, ben ritrovati su Milanello, il nostro canale YouTube dedicato ai colori rossoneri. Oggi un video con anche una testimonianza. Ora vi svelo tutto. Prima vi ricordo di iscrivervi, cliccate qui, attivate anche la campanella così non vi perdete nulla sul mondo del Milan. Video ogni giorno, calciomercato e non. Oggi parliamo di calciomercato con anche un'informazione in più, un punto di vista in più di uno degli addetti ai lavori che riguarda appunto quello di cui parleremo, cioè gli intrecci, gli intrighi di mercato tra il Milan e la Fiorentina. Ci sono diversi nomi sul piatto: Paquetà, che piace alla Fiorentina, piaceva già a gennaio. Al Milan invece interessano su tutti Milenkovic, difensore molto molto interessante. Chiesa per sostanzialmente alzare il livello rispetto a Castillejo e Saelemaekers nel ruolo del trequartista di destra, e poi là davanti Vlahovic, che può essere l'alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Ho chiesto al collega anche di Castrovilli, che è un po' insomma un altro sogno di mercato, soprattutto di voi che scrivete, che seguite con attenzione il nostro canale YouTube Milanello. Mi raccomando poi like anche a questo video. Ho chiesto qualche informazione in più direttamente a Firenze, da un collega bravissimo, preparatissimo, che segue la Fiorentina ovunque e che sa tutto del mercato della Fiorentina. Sto parlando del collega amico Andrea Giannatasio di Radio Bruno, che vedrete poi anche nella foto in un'intervista in compagnia appunto in compagnia di Vlahovic, del quale parleremo. Ho chiesto a lui, insomma, di spiegarmi un po' lo stato dell'arte sulla situazione contrattuale dei giocatori che ho citato, se effettivamente si possono spostare, a che condizioni, a che cifre, qual è lo status oggi a Firenze. Lui che conosce benissimo la realtà, che è più vicino rispetto a me, che vivo a Milano, appunto, all'ambiente viola, conosce le dinamiche, conosce Rocco Commisso, i dirigenti viola e capisce, insomma, anche che margine c'è perché qualcuno venga effettivamente al Milan, e ovviamente se Paquetà è obiettivo concreto o soltanto un rumor di mercato, come se ne sentono tanti. Io credo che qualche operazione si farà, almeno un'operazione sull'asse Milano-Firenze verrà fatta, almeno una se non di più, e possibilmente anche uno scambio, visto che le richieste economiche di Commisso per i suoi gioielli sono elevate e il Milan vuole abbassare, inserendo appunto Paquetà. Do la parola a lui, Andrea Giannatasio, Radio Bruno, che segue sempre ovunque, lo potete seguire anche sui social, la Fiorentina. Andrea, rispondi ai miei quesiti, approfondiamo insieme le varie dinamiche e i nomi che ti ho appena detto. Vediamo. Ciao Andrea, beh, in effetti l'estate rischia davvero di essere molto calda sull'asse Milano-Firenze, soprattutto per quanto riguarda ovviamente i colori rossoneri. La Fiorentina ha tanti giocatori che verosimilmente potrebbero cambiare maglia nel corso di questa estate, sia perché non rientrano più nel progetto della Fiorentina, sia perché di fatto ci sono delle evidenti problematiche anche per rinnovare il contratto. E questo è il caso in particolare di due calciatori, di Nicola Milenkovic e di Federico Chiesa. Partiamo dal centrale difensivo, è un giocatore che veramente quest'anno ha stupito tutti. Credo che insieme a Castrovilli sia la vera rivelazione di un'annata che per la Fiorentina comunque non sarà certo da dimenticare, non lo sarà nemmeno per Rocco Commisso, che era alle prese con il suo primo vero anno da presidente di un club di Serie A. Però il difensore serbo classe 97, che lo ricordiamo ha un contratto fino al 2022, ha fatto davvero un'annata molto importante, 5 gol, molti dei quali di testa, è veramente un marcatore vecchio stampo, ma sa anche, ecco, giostrarsi su più ruoli, perché quando ha esordito 2 anni fa in Serie A con Stefano Pioli in panchina, Pioli che conosce dunque molto bene Nicola Milenkovic, spesso e volentieri il serbo è stato impiegato in posizione di terzino destro, quindi è un giocatore che davvero può ricoprire più parti del campo. Il suo procuratore è Faldi Ramadani, lo sapete bene, esattamente come lo è di Dusan Vlahovic, altro calciatore che potrebbe cambiare maglia, ma al momento, ecco, per quanto riguarda il difensore, ci sono problematiche da un punto di vista del rinnovo contrattuale. Come detto, la scadenza è fissata al 2022, nonostante le offerte della Fiorentina, la sensazione è che il calciatore non voglia prolungare il suo rapporto di lavoro col club viola, e allora è inevitabile, no, che per evitare di correre il rischio di perdere a zero il calciatore tra un anno, di fatto, la Fiorentina dovrà procedere a una cessione. Sapete meglio di me a Milano che la Fiorentina
osserva molto interessata quanto avverrà tra Milan e Eintracht per quanto concerne il futuro di Ante Rebic. I Viola possono vantare il 50% del guadagno sulla futura rivendita del giocatore, per la precisione sulla plusvalenza in caso di futura rivendita, ma comunque più o meno è la cifra complessiva, contando che poi l'Eintracht ha pagato dalla Fiorentina Rebic poco più di 2 milioni, quindi francamente c'è poco da sottrarre rispetto alla cifra finale. E dunque non è escluso, come dicevo, che in caso appunto di un acquisto definitivo del Milan di Ante Rebic, la Fiorentina possa scegliere di inserire il cartellino di Nicola Milenkovic, a quel punto però maggiorando la cifra di cessione del giocatore in modo tale da non obbligare il Milan a dover entrare in questo gioco così fastidioso tra Eintracht e Fiorentina per quanto concerne l'esterno croato, che ha fatto francamente molto molto bene. Mi sono segnato i nomi che mi hai chiesto: Dusan Vlahovic, attaccante del 2000, che francamente quest'anno era alle prese con la prima vera stagione in Serie A. L'anno scorso aveva debuttato ma non aveva mai segnato, quest'anno ha fatto oggettivamente bene, ha avuto il coronavirus nei mesi di febbraio e marzo, ne è uscito male, ne è uscito peggio rispetto ai suoi compagni di squadra. Mi viene in mente Patrick Cutrone, che a Milano conoscete bene, che comunque nel post-lockdown ha fatto sinceramente una discreta figura. Vlahovic invece è apparso spesso nervoso. Ci è sembrato anche essere retrocesso un po' nelle gerarchie di Beppe Iachini, che più volte gli ha preferito Cutrone stesso, ma anche il nuovo arrivato Kwame, e dunque non è escluso che per lui ci possa essere una cessione. Il suo contratto scade un anno dopo rispetto a quello di Milenkovic, nel 2023, per cui già oggi si parla anche di un'ipotesi prestito per un'intera stagione, magari in un club di Serie A di bassa classifica. Vedremo se il Milan sarà interessato e vorrà puntare su di lui. È un giocatore certamente di buona prospettiva, però oggettivamente, per quello che ha fatto vedere nel complesso in campo quest'anno, secondo me è ancora un po' acerbo. E poi il grande osservato speciale da anni in casa Viola, Federico Chiesa, anche per lui contratto in scadenza nel 2022, quasi certamente non ci sono margini per un rinnovo di contratto. Dall'anno scorso di fatto c'era un accordo con la Juventus, con la precedente proprietà, il precedente direttore sportivo Corvino, per cederlo alla Juventus. Poi con il cambio di proprietà tutto ciò non è ovviamente avvenuto, penso che sia ormai arrivata l'estate per vedere Chiesa con un'altra maglia. Lo stesso Commisso ha fatto capire che di fronte a un'offerta adeguata il calciatore può partire, a patto che poi sia lui a chiederlo, ma non penso che ci siano di questi problemi. Quello che semmai può preoccupare la Juventus, l'Inter, il Milan stesso, che sembrano interessati a Chiesa, è la valutazione, perché Rocco Commisso non vuole scendere sotto i 70 milioni di euro, e questo anche nonostante appunto la scadenza del contratto sia tra 2 anni e basta, 2022. Però per il momento Commisso non ci sente e vuole tutti questi soldi. Vedremo se a questo punto sarà necessario, magari da parte dei club interessati, l'inserimento di una contropartita tecnica che possa fare al caso della Fiorentina. E in tal caso poi parlerò di Paquetá, che in effetti era stato accostato ai Viola già a gennaio. Chiudo per quanto riguarda i capitoli dei giocatori Viola su Gaetano Castrovilli. Su di lui sinceramente mi sento di dire che ci sono zero chance di una cessione, perché ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2024, ha diciamo così il desiderio di vestire la maglia numero 10 la prossima stagione, che per Firenze insomma è una casacca molto speciale, avendola indossata Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio e tanti grandissimi campioni, Adrian Mutu e via andare. Su di lui si vuole costruire un progetto tecnico importante, e credo che anche per far sì che possa magari puntare davvero alla convocazione per l'Europeo della prossima estate, la Fiorentina sia oggettivamente la soluzione migliore per trovare continuità in campo. Chiudo su Lucas Paquetá, è un giocatore molto interessante. So che il Milan vorrebbe liberarsene. Già lo scorso anno, a gennaio in particolare, la Fiorentina si era interessata. Vedremo soprattutto che tipo di idea tattica avrà Beppe Iachini per la sua Fiorentina l'anno prossimo, se si ripartirà dal 3-5-2. Non mi sembra un modulo troppo giusto per il brasiliano, che insomma ama spaziare, ama fare la seconda punta, il trequartista, quindi credo che non sia un modulo adatto a lui. Se invece si vorrà giocare con il 4-3-1-2, potrebbe in effetti essere un'occasione. Bisognerà ovviamente vedere se l'ingaggio del calciatore, che mi sembra molto alto, andrà di pari passo con quelle che sono le logiche di bilancio della Fiorentina. Questo per quanto riguarda i possibili affari tra i Viola e il Milan.
Che dire, grazie, grazie, hai dato tante informazioni, il tuo punto di vista è sicuramente prezioso e allora invito i nostri iscritti, i nostri utenti a commentare qui sotto che cosa ne pensano e quali follie, tra virgolette, farebbero e quali no. Ringrazio ancora il collega Andrea, iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate qui, attivate anche la campanella se non l'avete ancora fatto e aggiorniamoci insieme su tutto quello che accade attorno al Milan. Grazie ancora ad Andrea Giannattasio, grazie a voi. Il like al video, mi raccomando, se ti fate Milan è doveroso, e poi l'iscrizione per non perdervi nulla, video ogni giorno. Ciao! Siamo una famiglia vera. Scrivi, sfoga, dici quel che pensi, dacci la tua idea. Siamo rossoneri, siamo quelli che non hanno paura. Apri questo sito, abbiamo bisogno di una voce nuova. Hello, 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 Milanello. Rispondiamo a tutti, a questo e quello. Quanto è bello. Ciao.